Ciao a tutti ragazzi, come vedete siamo all'aeroporto. Sono le 5 di mattina, soprattutto. Stiamo aspettando che esca il numero del gate e mi raccomando, seguite il video per vedere la destinazione. E soprattutto il tarantello della faccia. Un bacio. Ragazzi, siamo saliti in aereo. Via strada stiamo seduti distanti. Purtroppo così, sarei pure gelosa perché a fianco a me sta una porca. Ecco la guai giusta distante. Ragazzi, siamo arrivati. Ragazzi, dove? È stato un viaggio traumatico. Bruttissimo, adesso vi facciamo però vedere. Però siamo dove. Arrivati. Ragazzi, adesso dobbiamo andare all'hotel, stiamo aspettando il taxi, perché qua in Spagna si dice il taxi che ci viene a prendere. Né Uber né Bolt. Quindi chiamiamo il taxi. Abbiamo preso il taxi, ragazzi. Già c'è venuto a Fubin, scendendo. Allora ragazzi, siamo arrivati. Siamo sulla spiaggia, però non siamo andati in camera perché la nostra camera è... possiamo entrare alle? Non è ancora pronta. Non è ancora pronta, però siamo andati sulla spiaggia. Mamma raggio, è nato un... Ragazzi, comunque qua è troppo, troppo bello. Non mi aspettavo che era così bello. Cioè, guardate qua. Guardate qua. Guardate. Guardate qua, cioè è assurdo ragazzi, è stupendo. Stanno pure un sacco di hot parcheggiati che sono miei, li ho mandati io qua a Ibiza, però non fa niente. Comunque è passato tempo, non siamo entrati ancora, siamo andati a fare un piccolo aperitivo, una piadina che fa proprio... Cioè in verità... Fa cacare, invece l'insalata era presa proprio dall'orto. No, cioè invece di prendere l'insalata prendono proprio l'erba. Cioè l'erba, pigliano l'erba a mia sapietta, mettono in due panini. Ma che branga di spagnolito. Però il mare è bello, l'acqua, ragazzi. L'acqua invece è molto amarostica. È amarostica, vabbè, perché sai, un salato. Ragazzi, finalmente siamo arrivati nella nostra stanza. Dopo ore e ore di attesa. Questa è la stanza dove dormiamo, questa è la finestra dove ci facciamo. Sta pure la piscina giù che possiamo buttare Sara giù. Questa è la stanza, questo sono io, questo è il bagno, questo è il cesso. Amore, però, devo fare un nuovo video. Ragazzi, che dire, molto semplice, molto bella. Se ci affacciamo, vedete l'altezza, stiamo al nono piano, stupenda. Ragazzi, noi abbiamo sistemato la roba, adesso dormiamo perché ho un'ora di sonno, un'ora. Ci sentiamo magari più tardi, che per voi passerà praticamente un minuto. E Yashe? Ci vedremo presto. Ragazzi, ci siamo svegliati proprio 10 minuti fa e ci siamo preparati. Adesso scendiamo, andiamo a mangiare perché fa tengna buchi. Speriamo di trovare un ristorante, altrimenti ci adatteremo con il nostro Mac. Non mi attaccare, no, io tengo il trucco. Ragazzi, ci troviamo al porto qua di Ibiza, stiamo mangiando l'hamburger con le patatine. Quanto ti piace da 1 a 10? Ha una bella faccia. Ha una bella faccia come la mia. Come la mia, no? Ragazzi, vi giuro che è troppo buono, mamma mia. Io penso che sia carne argentina. Ma oggi è un qualcosa di eclatante, cioè. Vai.
molto molto buono. Ragazzi, abbiamo finito. Mangiare carne argentina, buonissima, ragazzi. Un consiglio per chi parte spesso e va sempre in viaggio: andate, cioè quando dovete andare a mangiare, prenotate con The Fork, cioè vi fa il 30% mamma, di sconto. 26 euro un hamburger, maggio era due hamburger quando capisci il senso. Mamma mia. Ragazzi, siamo al porto e hanno detto che c'è Neymar. Guardate questi yacht, cioè penso che sia uno di questi il suo. Aiutatemi a trovare Neymar, grazie, perché voglio fare l'amore con lui. Ragazzi, stiamo a Ibiza Vecchia. Stiamo facendo proprio turista al 100%, ragazzi. È molto molto rilassante. Stiamo salendo una rampa. Fa vedere la salita. Adesso la mi dà, perché manca lo saggi. Non è stato là. Ecco qua, signori, Ibiza Vecchia, il castello del re principe Rosanti. Rosanti era un mio amico. Permesso per il traffico, grazie, grazie. Olè, Ibiza Vecchia, ragazzi, questo è proprio un castello del re Rosanti. Non so se voi l'avete mai visto, però era lui. Ragazzi, stiamo fuori ad un bar, abbiamo pagato la bellezza di una crepe e una bottiglina d'acqua naturale. 10 euro. 8,50 euro. Ma facevi dall'hotel, perché sa ci fa pure meglio. Ragazzi, è mezzanotte meno 10, stiamo tornando in albergo. Stanchi uccisi. Domani un'altra giornata. Quindi questa è la prima giornata, ma andiamo in albergo e vi diamo pure la buonanotte. Prima giornata, sì. Ibiza, stanchi, distrutti, stanchi domani mare. Ragazzi, finalmente a casa! Prima giornata andata, ci vediamo domani con il secondo giorno. Il più bello sarà il terzo. Adesso andiamo un po' a sistemare tutto, perché ieri ci siamo, cioè no ieri, scusatemi, sta giornata abbiamo solo dormito, infatti non abbiamo un caos. Infatti abbiamo un caos e poi abbiamo fatto un figlio. Vabbè ragazzi, comunque niente, vi lasciamo con una buona notte, noi sistemiamo tutto. A domani. Buongiorno ragazzi. Ragazzi, scusate per la mia testa, ma non l'ho potuto sistemare. Siamo appena svegliati, adesso in verità ci ha svegliato mia mamma per telefono. Perché? Vabbè, però sono quasi mezzogiorno. Avevamo molto molto sonno, abbiamo dormito, abbiamo fatto l'amore. Adesso ci siamo preparati e andiamo a mare. Stiamo nel supermercato perché dobbiamo comprare qualcosa da mangiare. Ma come sono brutti qua dentro i supermercati, sono molto zingari. Wow, non te ne niente. C'è anche un po' di pane. Troveremo qualcosa da mangiare sicuramente. Ragazzi, siamo appena arrivati sulla spiaggia, abbiamo pagato l'ombrellone e tutto, ma non possiamo farci il bagno. Non so perché, però stanno chiudendo tutta la spiaggia. Secondo me qualche morto, sicuro. Qualcuno che è affogato e sta negli abissi del mare. Ecco ragazzi, guardate, sta tutto chiuso. Guardate, sta la polizia, non abbiamo capito il perché. Bah. Secondo giorno, stanno chiamando pure le persone dal mare. Pure che ci sta qualche animale. Secondo giorno a mare, zero bagni, signori, record mondiale per Ibiza. Ragazzi, nel frattempo che non ci possiamo fare il bagno, stiamo mangiando alla menta. No, dai, alla menta. Ecco, fammo. Ragazzi, siamo tornati nell'hotel, perché non abbiamo potuto farci il bagno, l'acqua era inquinata, anzi il mare era inquinato, quindi hanno chiuso il lido. Siamo tornati qua nella stanza, ci stiamo facendo la doccia e passeremo tutto il pomeriggio qua. Secondo giorno Ibiza, zero bagni. Domani sarà il terzo e partiremo per Formentera. Yes.
Ragazzi, ci siamo docciati. Siamo venuti in stanza perché hanno chiuso la spiaggia, come già vi ho detto. Ci siamo fatti una doccia. Abbiamo fatto anche un po' di spesa, ma faccio vedere. A buste patatine e biscuit. C'è un po' di spesa. Vabbè, comunque, vabbè, è un po' di spesa per mangiare. Per mangiare, abbiamo mangiato anche già i panini. Cioè, ho mangiato solo io il panino perché lei non voleva mangiare. Adesso non è vero, però, la doccia e ci vediamo domani per Formentera. Anzi, stasera, perché stasera scegliamo. Perché facciamo vedere come ci vestiamo e tutto. E poi domani mattina ci aspetto. Ragazzi, noi siamo in stanza. Passeremo il pomeriggio con biscuit, acqua e il nostro grande film. Date qua. Okay. Tre piedi stesi qui nel letto e vedremo il nostro. Ragazzi, abbiamo appena finito di vestirci. Ma allora, ragazzi, però prima abbiamo visto il film, poi ci siamo addormentati, adesso ci siamo svegliati da poco, ci siamo più preparati. Più bianchi di prima, ovviamente. Più bianchi di prima. Tre giorni a Ibiza, zero bagni, ragazzi, il record. Però domani. Però adesso scendiamo, andiamo a mangiare, andiamo a fare un giro e poi ritorniamo qui in stanza perché domani dobbiamo scendere presto. Ragazzi, davanti a noi hanno fatto un arresto assurdo. Mamma mia, ve lo giuro, è un arresto proprio. Che paura, Sara si è messa paura qua. Ragazzi, ecco l'arresto in corso. Sara, che ne pensi di questo arresto? Aspetta, che ne pensi? Ma che ne so, non mi stava una. Ecco la tua polizia. Da lei che si mette paura, si mette paura e la polizia viene da lei. Finalmente scesi dopo l'arresto fatto davanti a noi. E dopo le foto fatte. Dopo le foto fatte. Andate anche su Instagram poi a vederle. Vabbè, lasciando perdere tutto ciò, stiamo andando a mangiare, non sappiamo dove. Perché Sara si riduce sempre all'ultima. Ah, tutto, io sono quella che quindi mi riduce a tutto. Cioè, sì. Oggi, ma andiamo a vedere, andiamo a vedere. Questa è la nostra spagnolita, chicas, malanos malidos, como sama, oye, vamos chico. Yes, vamos a parlar, vamos a mangiar. Stiamo mangiando la carbonara. Una 10, a me, ma perché hanno detto che lo chef è napoletano. Però c'è di meglio. Vabbè, e poi c'è pure questo. C'è di meglio, però. Ragazzi, abbiamo appena finito di mangiare, abbiamo pagato per la bellezza di 80 euro. 80 euro, una pizza, due carbonare, due bottine d'acqua e prosciutto con fette di pane, perché Sara è una fetta di pane. Adesso stiamo andando a fare un giro. Poi dopo andiamo in stanza e facciamo sesso. Guarda quante persone sono girate. Ragazzi, siamo tornati nella stanza, nella mia stanza. Nella mia, perché ho pagato io. Sì, sì, siamo andati a fare una passeggiata, siamo ritornati nella nostra grande stanza. E adesso dormiamo, perché domani ci abbiamo fino alle 8. Giornata. Per andare? Grande, non si dice. Lo sanno per andare? A Formi. A Formentera. A buongiorno a tutti. Buonanotte, perché ho sonno. Oggi allora andiamo a Fornera. Formentera. Formentera, il traghetto l'abbiamo alle 10.45, sono ancora alle 10, siamo ancora nella stanza, 20 minuti a piedi e arriviamo. Prima faccio colazione e poi andiamo. Ecco. Ci vediamo sul traghetto. Yes. Ragazzi, siamo saliti sul traghetto, adesso siamo arrivati a Formentera. Ragazzi, siamo arrivati a Formentera, però purtroppo si è rotto.
osservando il motore della nave. Però siamo arrivati lo stesso a Formentera, dobbiamo rimanere qua come minimo un giorno perché devono aggiustare il motore. Yes. Ragazzi, non potete capire quello che sta succedendo. Si è rotto pure l'autobus. Ragazzi, finalmente siamo arrivati a Formentera. Adesso andiamo a fare un bel bagno. E poi dopo mangiamo. Faccio vedere solo il mare. Top. Finalmente siamo arrivati. Tornati dal primo bagno. Sta prendendo il sole, tra un poco andiamo a mangiare perché non mangiamo da un bel po' e ci aggiorniamo per quando andremo a fare le fotografie, parte più importante. Vabbè. Ragazzi, sto andando a mangiare, a comprare qualcosa da mangiare, che stiamo a digiuni dalle 11 di mattina. La speranza che possa mangiare qualcosa di delizioso. Questo è il panorama. E ragazzi, che dirvi? Vi aggiorno pian piano. È stata una brutta giornata, ma una bella giornata allo stesso tempo. Dipende come prendiamo le situazioni, però siamo giovani, quindi ci divertiamo. Ragazzi, abbiamo appena finito di mangiare, siamo di nuovo sulla spiaggia. Prendiamo un po' di sole, un bagnetto, delle fotografie di TikTok e beach, ragazzi. Passiamo una bella bella giornata tutti insieme. Adesso vi farò vedere da vicino il mare, ragazzi. Ragazzi, ecco il mare. Della bellezza, quello scoglio là in mezzo. Ragazzi, abbiamo cambiato di nuovo spiaggia, siamo andati su un'altra spiaggia, abbiamo chiamato il taxi, ci è venuto a fare 30 euro e abbiamo cambiato spiaggia. Ci troviamo qui. In mezzo alle montagne, però l'acqua è ancora più bella. Non riuscite a vederla, però è molto 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 bella, trasparente. E ci sono molti yacht. Ragazzi, adesso vi faccio vedere questa nuova spiaggia, questo nuovo mare stupendo e fantastico. Fantastica. Non ci fate caso ai yacht perché non sono miei. Stiamo tornando in hotel. E questa rotta qua sei fermato a Formentera. Ma noi avevamo tutta la giornata. Sopra la barca, sul tetto. Fai vedere, gira, fai vedere un poco. Quello lì è la. No, no, di qua, di qua. Amore. Ragazzi, siamo appena atterrati, là sta il nostro yacht. Stiamo camminando sulla spiaggia per andare in camera, però ragazzi, questo è da raccontare la tua esperienza. Madonna mia, è stata bella, perché alla fine è stata bella, ci la siamo faccia divertiti. Ci voleva festare. Però possiamo dire ciò che è successo, per favore. È successo di tutto, però ci siamo divertiti. Ragazzi, siamo arrivati a Formentera, ma si era rotto il motore del quindi siamo scesi sul ponte, però fortunatamente abbiamo acchiappato un gruppo di italiani, ci siamo aggregati a loro, abbiamo visto che abbiamo preso il pullman, il pullman si è rotto. Poi siamo, abbiamo pagato il taxi pure. Però ci siamo divertiti. Sì, siamo divertiti. L'avventura continua. Gli episodi non finiscono qua. Ragazzi, ci siamo preparati. Siamo tornati in stanza. Ci siamo preparati. Adesso stiamo scendendo per andare a mangiare da la Bombolera. Ragazzi, ho saputo che allo Ushuaia. Ushuaia, come si dice? Ushuaia. Ushuaia, voglio stare male. Ora voglio, per favore, voglio vedere, voglio fargli. Ne mano.
Vabbè, comunque ci vediamo quando mangeremo. E domani ci facciamo la morina. Ragazzi, siamo arrivati al ristorante, abbiamo preso un antipasto. Comunque il solito nostro ristorante, come si chiama? La casa bura dei nonni. La Bombonera, ragazzi, buonissimo. Si trova al porto di Ibiza, Ibiza. Andateci, se ragazzi, andate. Veramente si paga poco, guarda, ma poi la carne. Andate con the fork. The fork, pagate poco e vi rilassate. E la carne argentina. E le cameriere sono una bella roba. Grande, due zizze. Ragazzi, sta un po' di confusione, stanno cantando, stanno ballando, abbiamo finito adesso di mangiare, stiamo tornando nella stanza. Stiamo tornando nella nostra stanza. Perché dobbiamo fare sesso, sfrenato. Ancora! Facciamo tutti i giorni. Ragazzi, siamo tornati in stanza, stanchi, distrutti. Una giornata molto pesante. Molto movimentata. Però vabbè, ci siamo divertiti, questo è l'importante. Adesso siamo qui nel letto, io ho un dito fratturato. Buonanotte. Buonanotte. E tu stai qua e bici. E grazie a questi ragazzi che tu stai parlando, l'hai capito? Vi amo tutti. Ci vediamo domani. Buon sesso. Buongiorno. Kikiriki! Ma che kirigi, era poco a me a mangiare il kirigi. Sono le... Vabbè, mezzogiorno. Allora, oggi cambio programma. Non andiamo a mare, ma dobbiamo fare delle compere. Dobbiamo girare molto dei contenuti. Importante. Fare delle compere, dei pensierini, eccetera. Andare a mangiare. Andare a mangiare, quindi oggi se ne vanno cash. Altri cash. Ragazzi, stiamo scendendo per fare le compere e altre cose molto importanti. Ci vediamo durante il cammino. Ragazzi, stiamo scendendo, stiamo andando al casino per giocare una cifra di soldi. Per tentare la fortuna. Per tentare la fortuna, però andiamo prima a mangiare e poi andiamo al casino. Picci, un bel piatto di carbonara. Cioè paga Sara e poi vi diamo il voto del panino dell'Hard Rock. Allora ragazzi, com'è il panino? Com'è buonissimo. Stato? Da 1 a 10? 10. Da 1 a 10 Vincenzo? 10. Il panino è stato ottimo, adesso compriamo qualcosa dall'Hard Rock. Come si fa? E dai, facciamo sesso. Vincenzo. Ragazzi, stiamo andando a Ibiza. Casino di Ibiza per andare a spendere un qualcosa di soldi e incassare 1 miliardo di euro. Sì, cava a noi. Ragazzi, finalmente abbiamo affittato pure il motorino. Ci avevano detto che non lo potevamo affittare, però un nostro amico ha detto andate a questa agenzia, l'affittano a qualsiasi età. Beh, dovete essere maggiorenni, dovete avere la patente. Ragazzi, se moriamo, arrivederci. E strascico buio, motorino impennato. Ragazzi, siamo tornati, chiudi a chiave perché è urgente. Io adesso vado subito in bagno perché devo cacare. Quindi ragazzi, mi raccomando. Ma che è? Mamma, vieni qua. Ma che è caduto? Mamma, che è successo? Ragazzi, non potete capire, sono entrati in camera e hanno derubato, va giù.
Cioè, guardate qua che hanno combinato. Ma tu pensa a Fovini, vuoi chiamare qualcuno? Ma vado a parlare. Oh, sei ma. Ragazzi, siamo scesi, la situazione di prima è stata finalmente risolta. Non lo... che hanno scoperto chi è stato, però... Non parliamo qua nel vlog, lo lasciamo, abbiamo lasciato un video su TikTok. Adesso riprendiamo il nostro grandissimo vlog. Abbiamo perso tutta la giornata per quella cazzo di cosa. Adesso andiamo a mangiare. Yes! Ragazzi, non abbiamo ripreso la giornata, siamo comunque andati a mangiare. Abbiamo mangiato spaghetti con le vongole, cioè perché di mare. E poi siamo presi un dolce. Gelato, però lui ci è rimasto male. Ragazzi, qua non sanno cosa significa dolce, c'è gelato. Cioè, no, sanno più che altro cornetto con la cioè, Nutella. Sanno solo cos'è il gelato. Poi se tu vuoi prendere una crepe, tu vuoi prendere un cornetto. Pensa che hanno dentro al cornetto mi hanno messo il gelato. Vabbè, cioè, la... l'ha rimasto là. Io l'ho rimasto là e ce ne siamo andati. E mo ce ne stiamo andando a casa. Stiamo tornando. Domani dobbiamo lasciare la stanza alle 11. Domani lasciamo la stanza alle 11 e ci vediamo direttamente nell'aeroporto tutte 24 ore. Ragazzi, siamo tornati in stanza. Ci siamo lavati, puliti e tutto. Abbiamo preparato le valigie per domani. E niente, ci vedremo domani mattina per andare all'aeroporto. Sì, a fare il culo. Notte. Ragazzi, buongiorno. Abbiamo lasciato la stanza. Abbiamo fatto le corse perché siamo svegliati tardi. Vi diamo adesso il buongiorno. Dobbiamo aspettare l'orario di pranzo per poi andare all'aeroporto e prendere alle 9 l'aereo. Alle 9 di sera l'aereo. Speriamo tutto bene. Adesso, che non faccia ritardo. Io spero che faccia ritardo, così non andiamo. Ragazzi, abbiamo appena finito di comprare da mangiare, adesso prepariamo i panini e tra un po' mangeremo per poi andare all'aeroporto di Ibiza. Ragazzi, stiamo mangiando il panino che abbiamo preparato noi, prosciutto e patatine. Poi ce ne arriva l'aeroporto. Ragazzi, siamo arrivati all'aeroporto di Ibiza per tornare a Napoli. È presto per i controlli. Guardate il cappello di questa. Ma è enorme. Ma ci sta chiamando in capo, ma comunque adesso rimaniamo qua nell'aeroporto fino a che ora? Alle 7, perché poi alle 7 iniziano i controlli e alle 9 prenderemo l'aereo. Quindi stiamo mangiando di nuovo. Io, Sara, prenditi il panino perché mangerai. No. Ma io lo faccio per non impazzare. No, amo, ma io non ho fame, veramente. Ovviamente sto mangiando il panino. Vedete? Noi uomini abbiamo una concezione del futuro migliore della vostra. Donne. I porchi. Suare. Sono sfinito. Non ce la faccio più. Hanno rinviato il volo di un quarto d'ora. No, è aumentato. Di 30 minuti. Dobbiamo arrivare come minimo a un giorno, così non partiremo per la prossima meta. Ragazzi, abbiamo fatto i controlli. Ci hanno fermato, hanno preso i nostri zaini, li hanno controllati. A Napoli non è successo, a me mi hanno buttato la crema 50 che dovevo portare a un altro posto. Me l'hanno buttata e adesso abbiamo finito i controlli. Ragazzi, dobbiamo aspettare le 9. Yes! Novità del giorno, aspetta, abbiamo girato tutti Ibiza per trovare Starbucks. L'abbiamo trovato, ma non per Starbucks, ma per i ciuchi, ragazzi. Vedo un bel cappuccino a suo punto. Mamma mia, cucina anche su. Vabbè ragazzi, andiamo con Starbucks. Let's go. Ragazzi, abbiamo finito di mangiare. Adesso prendiamo questi due cose di Starbucks, li puliamo e ce li portiamo come ricordo a Napoli, come facciamo ogni viaggio, ragazzi. Che sarà mi copia. No. Passati controlli. Stanchi proprio, mamma mia. Siamo lì.
pulmino che ci sta portando nell'aereo. Cioè... Tampoco nell'aereo. Ragazzi, stiamo salendo in aereo. Ragazzi, andiamo di là. Ragazzi, siamo arrivati in aereo. Io e Sara stiamo seguendo di nuovo distanti. Sullo soletto in aereo, con la speranza che qualcuno vicino a me non si metta. Ragazzi, stavamo distanti, però finalmente abbiamo vicino a lei stava un ragazzo che stava sulla giornata. Abbiamo 7 giorni insieme, ma ne faremo altri 7. Per partire già stiamo da un'ora qua dentro, meno si muovono, già abbiamo fatto dalle 11:30 dalle 2 di mattina nell'aeroporto per aspettare questo pezzo di aereo, meno ci muoviamo. 2 di pomeriggio, vabbè, 2 di pomeriggio manca parte, ci faccio viaggiare a Napoli, perché tra noi non me ne c'è una tavola, faccio chi muova mappa. Ragazzi, stiamo in partenza di aereo. Per uscire dall'aeroporto. E niente ragazzi, finalmente siamo atterrati a Napoli. Mi raccomando, vai, datti la parola, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete il video e a 500 like faremo il nuovo vlog perché la nostra vacanza giorni. Non finisce più, quindi mi raccomando, un bacio e grazie per l'attesa.